Cinema, musica e performance dal vivo nel Museo di Capodimonte, una serie di eventi che dal 2 novembre al 28 dicembre animeranno le serate del Museo e del Real Bosco, con la Settima Arte a farla da regina, con 8 proiezioni di film nell'arco di 100 anni. Si apre con Il gabinetto del dottor Caligari del 1919 e si chiude con Loving Vincent del 2016. Continua il lavoro svolto dalla direzione per rendere Capodimonte un luogo vivo e dinamico per la cittadinanza e i turisti. Ascoltiamo il direttore Sylvain Bellinger. Soprattutto porta a Capodimonte la danza, la musica, il cinema, la musica contemporanea. Abbiamo anche un progetto meraviglioso che sarà attorno della parabola dei ciechi, un'interpretazione musicale di un'opera d'arte. Invece di essere un'interpretazione verbale, come è sempre stato fatto nella storia dell'arte, in questo caso è un paragone musicale fatto da un artista, come me l'avevo fatto per Picasso, quando il balletto dei Piccitella e poi il balletto e poi la musica creata a questo momento ha dato un sentimento di modernità che era necessario a Capodimonte.